progettare e installare ad alta efficienza energetica. In questi giorni la Fiera del Levante ospiterà Pro Energy, un evento per conoscere i vantaggi collegati al risparmio energetico. L'ha visitata Michele Pisani. Fino a sabato prossimo alla Fiera del Levante, appuntamento con Pro Energy Più, evento rivolto ai professionisti della filiera idrotermosanitaria. 50 espositori, un centinaio di incontri tecnici, 22 dimostrazioni pratiche e 12 convegni dedicati a progettisti, impiantisti e installatori, con particolare attenzione a chi lavora nell'ambito delle energie rinnovabili. Presentando la manifestazione è stato sottolineato che, benché anche il 2013 sia stato un anno difficile per il settore, si iniziano ad avvertire i primi segnali di ripresa. In particolare, se il 2012 rispetto al triennio precedente si era chiuso con il segno meno per oltre due terzi delle aziende, nell'anno in corso si scende alla metà delle ditte e le prospettive per il periodo 2014-2016 lasciano ben sperare. Il 42% delle imprese pugliesi si attende a una crescita generale del mercato a fronte di una media nazionale del 35%. Fra le criticità, le aziende individuano quelle comuni a tutti i settori produttivi, ovvero elevato costo del lavoro, difficile accesso al credito, burocrazia elefantiaca e tempi di riscossione dei crediti troppo lunghi. Mediamente si aggirano attorno ai 90 giorni. Oggi in un convegno si è discusso di mini impianti eolici, fotovoltaici ed idroelettrici. Un'opportunità, è stato detto, per l'affermazione di un nuovo modello che permetta la produzione di energia pulita, ma non penalizzi, anzi favorisca, il comparto agrozootecnico.